Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo con crema di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, carote a pezzi, patate a pezzi, prezzemolo fresco, dado vegetale Bimby, petti di pollo, sale, pepe, funghi champignon tagliati a fette, farina, panna, salsa Worcester, succo di limone e burro a pezzi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Poi carote, le patate. Il prezzemolo, il dado vegetale che abbiamo fatto con il Bimby, le chiudiamo con il coperchio senza il misurino, prendiamo il Varoma e nel vassoio del Varoma posizioniamo i pezzi di pollo. Condiamo con il sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio. E facciamo cuocere per 20 minuti a 1, temperatura Varoma, velocità 1. A questo punto facciamo attenzione quando rimuoviamo il coperchio a non scottarci. Verifichiamo la cottura del pollo. Prendiamo il vassoio del Varoma e andiamo a distribuire i funghi. Verifichiamo il vassoio del Varoma sopra il Varoma, chiudiamo con il coperchio e facciamo proseguire la cottura per altri 6 minuti a temperatura Varoma, velocità 1. A questo punto mettiamo momentaneamente da parte sia il Varoma che il vassoio del Varoma. Rimuoviamo il coperchio e aggiungiamo la farina, la panna. La salsa Worcester che è facoltativa e il succo di limone. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino e facciamo cuocere per 2 minuti. Gradi, velocità 6. Questo punto riprendiamo i funghi con il vassoio del Varoma e li mettiamo all'interno del boccale. Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio e il misurino
azioniamo il bimby per 2 minuti. Gradi antiorario, velocità 2. La crema di verdure è cotta, andiamo a impiattare col pollo. Pollo con crema di verdure. Grazie e alla prossima ricetta!